Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, il mio peccato, in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia gravissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, Padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, nessuno è escluso dalla tua paternità. Guarda con amore i profughi, gli esuli, le vittime della segregazione, i bambini abbandonati e indefessi, perché sia dato a tutti il calore di una casa e di una patria, e a noi un cuore sensibile e generoso verso i poveri e gli oppressi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato». La tua discendenza sarà innumerevole, come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno.
e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio». Parola di Dio. Mio Dio in te, mio Dio in te confido. Mio Dio in te, mio Dio in te confido. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Mio Dio in te, mio Dio in te confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Mio Dio in te, mio Dio in te confido. Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta, nell'angoscia io sarò con lui. Mio Dio in te, del Vangelo. Alleluia, 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 canterò sempre la tua gloria. Alleluia, alleluia, alleluia,
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava, giunse uno dei capi, gli si prostrò dinanzi e disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed ella vivrà». Gesù si alzò e lo seguì con i suoi discepoli. Ed ecco, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni gli si avvicinò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Diceva infatti fra sé: «Se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò salvata». Gesù si voltò, la vide e disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata». E da quell'istante la donna fu salvata. Arrivato poi nella casa del capo e veduti i flautisti e la folla in agitazione, Gesù disse: «Andate via. La fanciulla, infatti, non è morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma dopo che la folla fu cacciata via, egli entrò, le prese la mano e la fanciulla si alzò. E questa notizia si diffuse in tutta quella regione. Parola del Signore. Oggi la parola di Dio ci parla di salvezza e di liberazione. Salvezza: durante il suo viaggio da Bersabea a Carran, Giacobbe decide di fermarsi a riposare in un luogo solitario. In sogno vede una scala che in basso poggia sulla terra e in alto raggiunge il cielo. La scala sulla quale salgono e ascendono gli angeli di Dio rappresenta il collegamento tra il divino e l'umano che si realizza storicamente nell'incarnazione di Cristo, offerta amorosa di rivelazione di salvezza da parte del Padre. La scala è allegoria dell'iniziativa divina che precede ogni movimento umano. Essa è l'antitesi della Torre di Babele, costruita dagli uomini che, con le proprie forze, volevano raggiungere il cielo per diventare dei. In questo caso, invece, è Dio che scende, è il Signore che si rivela, è Dio che salva. È l'Emmanuele, il Dio con noi, realizza la promessa di mutua appartenenza tra il Signore e l'umanità, nel segno di un amore incarnato, misericordioso, che dona la vita in abbondanza. Di fronte a questa rivelazione, Giacobbe compie un atto di affidamento al Signore, che si traduce in un impegno di riconoscimento e adorazione, che segna un momento essenziale nella storia della salvezza. Chiede al Signore di proteggerlo nel difficile viaggio che dovrà proseguire e dice: «Il Signore sarà il mio Dio». Facendo eco alle parole del Patriarca, al Salmo abbiamo ripetuto: «Mio Dio, in te confido». È Lui il nostro rifugio e la nostra fortezza, scudo e corazza, ancora nei momenti di prova. Il Signore è il riparo per i fedeli che lo invocano nella tribolazione. Del resto, è proprio in questi frangenti che la nostra preghiera si fa più pura,
quando ci accorgiamo che valgono poco le sicurezze che offre il mondo, e non resta che Dio. Solo Dio spalanca il cielo a chi vive in terra. Solo Dio salva. E questo totale ed estremo affidamento è ciò che accomuna il capo della sinagoga e la donna malata del Vangelo. Sono episodi di liberazione. Entrambi si avvicinano a Gesù per ottenere da Lui ciò che nessun altro può dare loro, liberazione dalla malattia e dalla morte. Da una parte abbiamo la figlia di una delle autorità della città, dall'altra abbiamo una donna afflitta da una malattia che fa di lei una reietta, una emarginata, una persona impura. Ma Gesù non fa distinzione. La liberazione è elargita generosamente a entrambi. Il bisogno pone entrambe, la donna e la fanciulla, tra gli ultimi da amare e rialzare. Gesù rivela ai suoi discepoli la necessità di un'opzione preferenziale per gli ultimi, i quali devono essere messi al primo posto nell'esercizio della carità. Sono tante le povertà di oggi. Come ha scritto San Giovanni Paolo II, i poveri, nelle molteplici dimensioni della povertà, sono gli oppressi, gli emarginati, gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono considerati e trattati come ultime nella società. In questo sesto anniversario della visita a Lampedusa, il mio pensiero va agli ultimi, che ogni giorno gridano al Signore chiedendo di essere liberati dai mali che li affliggono. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Essi sono solo alcuni degli ultimi che Gesù ci chiede di amare e rialzare. Purtroppo le periferie essenziali delle nostre città sono densamente popolate di persone scartate, emarginate, oppresse, discriminate, abusate, sfruttate, abbandonate, povere e sofferenti. Nello spirito delle beatitudini, siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia, a saziare la loro fame e sete di giustizia, a far sentire loro la paternità premurosa di Dio, a indicare loro il cammino per il Regno dei Cieli. Sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie. Non si tratta solo di migranti, nel duplice senso che i migranti sono prima di tutto persone umane e che oggi sono il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata. Viene spontaneo riprendere l'immagine della scala di Giacobbe. In Gesù Cristo il collegamento tra la terra e il cielo è assicurato e accessibile a tutti. Ma salire i gradini di questa scala richiede impegno, fatica e grazia. I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace allora pensare che potremmo essere noi quegli angeli che salgono e scendono, prendendo sotto braccio i piccoli, i soppi, gli ammalati, gli esclusi, gli ultimi che altrimenti resterebbero indietro e vedrebbero solo le miserie della terra, senza scorgere già da ora qualche battaglia di cielo.
Si tratta, fratelli e sorelle, di una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere se vogliamo portare a compimento la missione di salvezza e liberazione alla quale il Signore stesso si è chiamato a collaborare. So che molte di voi che sono arrivati solo qualche mese fa stanno già aiutando i fratelli e le sorelle che sono giunti in tempi più recenti. Voglio ringraziarvi per questo bellissimo segno di umanità, di gratitudine e di solidarietà. Fratelli, ogni giorno della nostra vita è un'occasione di grazia nelle nostre mani per fare del bene e costruire il regno di Dio. Invochiamo il Signore Gesù perché oggi conceda a ciascuno di noi di camminare sulle vie. Seigneur Jésus, bénis ton Église et envoie ton Esprit afin qu'elle soit pour tous et partout un port sûr et accueillant. Preghiamo ripetendo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, benedici il tuo servo Papa Francesco, perché abbia sempre la forza e la gioia di essere pastore e profeta a favore delle vittime della cultura dello scarto. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Señor Jesús, bendice a los rescatados en el mar Mediterráneo y haz que el coraje de la verdad y el respeto por cada vida humana crezca en cada uno de nosotros. Preghiamo. Lord Jesus, bless the people who have been rescued in these last years and guide them so that they may be welcomed by all of us with love as a gift received from you. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. La parola che abbiamo ascoltato fruttifichi nella nostra vita e purifichi il nostro cuore, perché possiamo rendere gloria a te, Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco il frumento che noi ti portiamo, Madre della Madre Terra.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che hai voluto che il tuo Figlio donasse la vita per radunare l'umanità dispersa, accogli la nostra offerta e per questo sacrificio eucaristico, segno di unità e di pace, fa che tutti gli uomini si riconoscano fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, perché vivrei nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con Filie del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che tu
Beati gli invitati alla cena del Signore, il colagnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata.
Preghiamo. O Dio che ci hai nutriti con l'unico pane e l'unico calice, suscita in noi uno spirito nuovo di umana comprensione e di ospitalità evangelica verso i nostri fratelli lontani dalla famiglia e dalla patria, e fa che un giorno meritiamo di ritrovarci tutti insieme nella tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Incarnatevi per la benedizione. Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Salve Regina, Madre misericordie, vita dulcedo, estes nostra salve. A te clamamus, exules filiere, a te suspiramus, gementes et plentes. Quando ho messo il mio cuore sul mare, non pensavo di avere paura, non pensavo né al bene né al male, non cercavo nessuna avventura, non credevo esistesse un destino impossibile da attraversare, non vedevo nel buio che ci inghiotte. Continuavo soltanto a tremare. Si è rotto l'ingranaggio che univa gli occhi e il cuore, le mani a fare il bene e l'anima all'amore. In questa notte scura
nessuno lo ripara. Abbiamo fatto tardi, l'amore non si impara. Quando ho messo il mio cuore sul mare, c'era un vento chiamato speranza. È così che ho provato a sperare, ma sentivo soltanto un'assenza. Non può esistere nessuna legge che ci spinge di nuovo giù in fondo, e di nuovo si metterà in croce questa povera parte del mondo. Si è rotto l'ingranaggio che univa gli occhi al cuore, le mani a fare il bene e l'anima all'amore. In questa notte scura nessuno lo ripara. Abbiamo fatto tardi, l'amore non si impara. L'amore non